Quanto vale complessivamente il mercato dell'istruzione e della formazione? Il dato è che vale più o meno 6 trilioni di dollari nel 2018. 6 trilioni di dollari, io ho provato a scriverlo, anche se sono un ingegnere di preparazione, sono un ingegnere della Sapienza di Roma, è un 10 seguito da 18 zeri. Okay? Quindi ho detto che nel 2030 varrà 10 milioni di dollari. Ho detto va bene, ma confrontiamoci con un PIL, beh, 10 milioni di dollari è quasi quanto il PIL della Cina, che è appunto 12 milioni di dollari, che rappresenta il 15% del PIL mondiale. È un mercato enorme, lo sapete bene, perché l'investimento che ciascuno di noi fa come genitore per arrivare a una laurea, per rimanere sempre formato, è veramente notevole. Quant'è però la percentuale di questo mondo dell'educazione globale, appunto, dove c'è tutto, sta calcolando tutto, quindi è l'investimento dei governi, delle istituzioni, delle famiglie, degli individui e delle aziende? Quant'è la spesa della formazione? È quella che abbiamo visto. Quanto è digitalizzato questo mondo? Meno del 3%. Esattamente in questo momento le cifre sono che il nostro settore, l'education technology, più o meno la cifra è di 150 miliardi di dollari, quindi il 2,6% dovrebbe crescere a 4,4. Quindi c'è tantissimo lavoro ancora da fare, è ancora un'industria poco, come dire, è stata stravolta ancora poco dalla tecnologia e dall'innovazione. Ultimo dato è quanto è sexy questo settore per il mondo del venture capital, quanto è sexy per il mondo, stiamo parlando anche di startup e di innovazione del settore education, gli investitori di venture capital, quanto hanno investito negli ultimi anni? Queste sono le cifre, nel 2018 hanno investito 8 miliardi, quindi sta cominciando a diventare un settore molto interessante anche per venture capital. Cos'è Junior Achievement oggi? Nel mondo 10 milioni di studenti formati, 350 milioni di dollari di funding, è interamente finanziato solo da corporate, da grandi aziende, ma soprattutto 450.000 volontari. In Italia esiste da 16 anni, siamo a 35.000 ragazzi, ma proprio la scorsa settimana, giovedì, ho ospitato il mio corpo europeo, perché nell'anno del centenario ci siamo dati nuovi obiettivi. L'idea è quella di passare from impact to growth. Vogliamo crescere moltissimo, naturalmente anche noi sosteniamo i Global Sustainable Goals e stiamo cercando anche di misurare l'impatto che abbiamo ogni giorno, che adesso vi racconto nei numeri che sono importanti, soprattutto se li applichiamo a quel numero che vogliamo raggiungere. Diciamo che il prossimo anno lavoreremo su 50.000 ragazzi, ci sembravano numeri impensabili fino a pochissimo tempo fa, ma il nuovo obiettivo è quello di passare dall'1% della popolazione studentesca mondiale, che è circa di 1 miliardo, a il 10% nei prossimi non 100 ma 5 anni. Il nostro obiettivo non è quello di far diventare ogni ragazzo imprenditore, ma che questi ragazzi possano fare il tifo per chi fa l'impresa, che questi ragazzi possano acquisire competenze che tanto servono per qualsiasi lavoro farai, visto che i nostri lavori del futuro saranno lavori probabilmente che ci vedranno passare da collaboratore, dipendente, imprenditore, manager, freelance, cambiare tante volte la vita e soprattutto cambiare le modalità con cui lavoriamo. E la nostra è una scuola composita con 7 indirizzi di studio e la nostra sperimentazione è stata proprio quella nell'ambito dell'alternanza di mescolare i nostri alunni, quindi il segmento turistico con il segmento informatico, con i nostri piccoli dell'automazione. Quello che diceva il mio Achievement è giustissimo, cioè abbiamo bisogno di noi, tutte le forze devono allearsi. La scuola ovviamente ha un compito istituzionale, quindi non è che i ragazzi ci scelgono per un determinato laboratorio, perché giustamente coloro che frequentano dei vostri segmenti lo scelgono. Da noi i ragazzi vengono perché ci rimangono i genitori, perché piccoletti andavano là se fa questo. Con mio grande dispiacere vedo che il Lazio ha ancora una percentuale molto molto bassa di ragazzi che prendono la strada dei tecnici.
Questo va male perché il nostro è un paese in crescita e a mio avviso avrebbe bisogno di quella struttura tecnica di cui è sempre stato forte il nostro paese. Noi come istituzione abbiamo investito molto sull'orientamento alle politiche attive del lavoro, abbiamo cercato di individuare i ragazzi, prima di tutto di farli credere nei loro sogni, perché i ragazzi si sono veramente un po' disincantati. Sì, e quindi se loro non cominciano a credere in se stessi e nei loro sogni è complesso. Poi abbiamo cercato di fare segmenti diversi, quindi lavorando anche molto con le università, che ci sono molto vicine. C'è una grande assenza delle famiglie. Se guardiamo un punto di vista in termini di quali sono i lavori che fermano al paese, assolutamente ci sono una serie di punti su cui manca proprio l'orientamento. E quello che vediamo anche noi è che non si conoscono nemmeno i potenziali lavori che questi ragazzi potrebbero fare, a partire da quelli tecnici su cui l'Italia è una di quelle che performa nel modo peggiore in termini di creazione delle competenze rispetto alla domanda che poi il mercato fa, siamo il terzultimo paese in Europa, quindi pessimi. Però poi ecco, non è solo questo, sono d'accordo anche sul fatto che la cosa più importante poi è anche la parte di carattere, di skills, di proprio competenza anche soft che loro sviluppano. E ahimè l'Italia è qua tra le peggiori in Europa nella fiducia che i ragazzi hanno nella capacità di influenzare il proprio futuro e in generale del futuro del proprio paese. Non ragionano e non pianificano la propria vita più di 5 o 6 anni, secondo alcuni studi, e questo ovviamente fa sì che non siano in grado di essere abituati a porsi le domande anche giuste rispetto a cosa devono fare in termini di percorso di studi. Quello che posso dire che stiamo facendo noi, il lato nostro, è proprio per cercare di rispondere a questo. I nostri esercizi di futuro, chiamiamoli così, sono in grado di spostare in positivo la percezione sulla consapevolezza di influenzare il proprio futuro e di capire chi vuoi essere, perché ti spingono a ragionare a 15-20 anni, quindi a investire a step con una progettualità strategica su chi vorrai essere tu nel 2050 o quando sarà. Allora, quali sono le caratteristiche di questi studenti di successo? Primo, hanno avuto in un modo o nell'altro dei buoni mentori. Voi imprenditori forse sapete che il mentore è quella strana figura che accompagna Telemaco quando Ulisse non c'è più e che dietro il quale si cela anche una figura femminile, Atene, la dea della saggezza, quindi è un uomo e però anche dietro una donna. Questi mentori appartengono a quella categoria di insegnanti italiani nelle scuole superiori, abbiamo visto qui la docente dell'Istituto Federico Caffè ed altri, e da padre di famiglia, da studenti, altre cose del genere, posso dire che gli insegnanti italiani, elementari, medi, scuole superiori, università, si dividono in tre categorie, un terzo. Un terzo che sono neurotici che sfogano le proprie frustrazioni sugli studenti, un terzo che sono dei lavativi che non hanno nessuna voglia di lavorare, un terzo che sono degli eroi, persone sottopagate che amano il proprio lavoro e che fanno il proprio lavoro molto bene. La seconda, che ci sia dietro un gruppo di pari, di amici, particolarmente importante, con cui si mantengono relazioni frequenti e spesso questo tipo di gruppi, che poi vedo come operano, sono gruppi che hanno, innanzitutto non sono lo stesso sesso, sono gruppi di maschi e di femmine. Non sono tutti della stessa generazione, spesso c'è qualcuno più grande e qualcuno più piccolo e che formano una strana associazione, forse quasi a delinquere, in cui però le idee e, come dire, il sostegno è abbastanza efficace. La terza condizione, non sono persone che pensano soltanto a loro stesse, sono persone che pensano socialmente, che sentono una responsabilità sociale, anche quando si vanno agli studi con il proprio lavoro, pensano che devono fare qualcosa per una comunità. La quarta e ultima condizione, e forse questa qui potrebbe essere utile anche per voi imprenditori, erano persone che la sera prima di andare a dormire, sono persone che la
si leggono un romanzo. Sono persone che in circostanze diverse sanno raccontare una storia. Una storia che e saper raccontare una storia che diventa fondamentale quando vanno sul mercato del lavoro e hanno un'intervista e devono convincere un datore di lavoro. Gli è fondamentale quando devono andare in banca e chiedere un prestito, quando devono convincere qualcuno che devono fare un progetto comune. Ecco, per me sono questi i casi di successo. Quello che si chiama servizio climatico, come esiste il servizio meteorologico, adesso sta per nascere, stanno nascendo i servizi climatici. I servizi climatici che in questo momento sono di tipo sperimentale, quindi è la Commissione Europea che sta finanziando con dei programmi, tra cui probabilmente che è uno dei programmi più ricchi della Commissione Europea, che va proprio in questa direzione, cioè trasformare tra l'altro un dato climatico in un dato che possa servire a qualcuno. E stanno nascendo già adesso una serie di start-up, qui a Roma ne sono diverse tra l'altro, che si occupano proprio di questo, cioè della trasformazione del dato climatico da un dato che, come dire, ha dentro di sé una serie di informazioni fisiche fondamentalmente, in qualcosa che può essere invece utilizzato nella pratica. Questo è qualcosa di estremamente sperimentale, c'è davanti una specie di prateria per questa startup e una, come dire, un valore economico incredibile. Quello che facciamo ad ESA è mandare satelliti per avere dati sullo stato del pianeta, sull'oceano, sull'atmosfera, le foreste, il ghiaccio, lo scioglimento dei ghiacciai, tutti i parametri che danno la salute del pianeta. Tutti questi dati sono open e gratis, dunque ogni stato che può utilizzare il famoso programma Copernicus per creare dei prodotti a valore aggiunto, che è la famosa catena di added value, di trasformare i dati grezzi in informazione che è utile a qualcuno. Dunque noi stiamo spingendo adesso con degli strumenti che sono open, mettere i dati in un formato che delle comunità che non ci conoscono possono usare subito, quello che si chiama AI Ready Dataset. Stiamo preparando il terreno così che quando viene un'idea può crescere. L'esperienza di Contamination Lab probabilmente è un'esperienza estremamente innovativa, io credo, e che sta provando a creare quel ponte di cui si diceva un attimo fa tra quella che è la ricerca e quello che è il mondo delle. L'esperienza del Contamination Lab è partita ormai 6 anni fa da un input del Ministero. L'Ateneo di Cagliari è stato il primo a raccogliere questi input per provare a sviluppare un progetto che servisse in prima battuta a creare educazione imprenditoriale, ma che servisse proprio a trasferire sapere, conoscenza, know-how che è all'interno degli Atenei in startup innovative. Il Contamination Lab parte proprio da questa osservazione, da quest'idea. Gli Atenei sono scrigni pieni di ricchezza che dobbiamo mettere al sistema del paese, per far crescere il paese. Quindi dall'idea di mettere insieme studenti universitari che hanno competenze diverse, che era la prima intuizione, si è arrivata all'idea di far usare a questi studenti con competenze diverse quello che c'è all'interno degli Atenei. Quindi non semplicemente un percorso di educazione imprenditoriale, ma anche un percorso, lasciatemi dire, di raccolta di opportunità, di sfruttamento di quello che è prodotto, di ponte tra ricerca e imprese. Nessuno degli studenti che entra all'interno di CILAB ha già la sua idea di impresa, anzi la logica è proprio quella, utilizziamo il sapere a disposizione, mettiamo insieme punti di vista diversi, facciamo davvero innovazione. L'idea alla base di Doctrine è quella di essere un po' un punto di passaggio tra il mare e la terra, dove il mare è un po' il mondo del lavoro e la terra è il terreno più conosciuto per gli studenti, per i ricercatori, per il mondo accademico, cioè le aule, le università, cioè gli esami. Quindi l'idea è fare un passaggio, offrire un passaggio continuo tra terra e mare e quindi dare la possibilità ai ragazzi di mettersi immediatamente alla prova, di sperimentarsi, di navigare con la propria barchetta, che è appunto la propria idea, la propria prova di impresa che nasce e speriamo che continui, come abbiamo detto, successivamente, e poi ritornare alla terra, che sono appunto le aule e la forma.
contaminazione, portando parola insomma, sicuramente all'Università di Cagliari e Contamination Lab, è fondamentale tra il sapere e il saper fare. Abbiamo un problema di conti. L'Italia non è un mercato ricco, con 60 milioni di abitanti, quindi siamo anche qui scarsamente digitalizzati, quindi anche questo è un problema. Quindi quando e se vediamo temi anche di ecosistemi di start-up, ma c'è un bellissimo report che se volete consiglio di leggerlo, che è di Genova, no? Che racconta un pochettino la tipologia, i livelli di maturità degli ecosistemi. No? Un ecosistema, per essere un ecosistema apprezzabile, deve avere almeno 1000 start-up e un exit da 100 milioni di euro all'anno. Capite che se noi abbiamo tutti i nostri ecosistemi italiani nello stesso bacino raggiungiamo questi elementi. Quindi un primo tema è un tema di voi, quindi noi abbiamo una condizione in confronto a alcuni altri paesi, tra cui l'America, eccetera, di ordini di grandezza decisamente diversi. Quindi anche creare una startup con un mercato che tendenzialmente è 20, 30, 50 volte più inferiore è un problema. L'altro tema è legato anche a un altro tema che dovremmo affrontare, che legato alla cultura e al linguaggio. Il tema innovazione noi lo trattiamo come trattiamo spesso molte categorie. Noi abbiamo degli assiomi di base, e quindi quando parliamo di democrazia, amore, tutti sappiamo di che cos'è, ma nessuno sa darci una definizione. Quindi anche qui un tema importante è costruire la propria definizione di innovazione, il proprio modello di innovazione e lavorare e strutturare quella tipologia di innovazione. L'ultimo tema, secondo me, importante per affrontare questo, abbiamo aiutato il nostro sistema, abbiamo legato il nostro sistema paese, la nostra diciamo, capacità industriale e anche i nostri ragazzi su terreno portale, che abbiamo insegnato, ci stiamo insegnando a competere e non cooperare. Oggi probabilmente i temi anche di open innovation, i temi di gruppo, quindi siamo un piccolo paese, già da noi dobbiamo fare il sistema, concordo esattamente, l'università dovrebbe insegnare prima di tutti a fare il sistema, perché se siamo soltanto sulla linea della competizione perdiamo opportunità enormi. Noi dobbiamo costruire start-up, ecosistemi capaci di confrontarsi, cooperando con sistemi più ampi, tipo l'Europa, tipo l'America e non l'Italia. L'Italia è un mercato di partenza,